Allora, Pino Marchesino, editore del gruppo Inside, sesta edizione di Sotto le stelle di Capitanata. Ma quando siete partiti pensavate davvero di arrivare così lontano? Sì, siamo molto soddisfatti del successo che ha avuto questo premio, dei consensi che raccogliamo ormai a livello regionale, senza voler amplificare parecchio le cose, però quest'anno avremo tra gli ospiti, tra i premiati, avremo il noto chef di Puglia, Felix Lobasso, verrà Pasquale Casillo, l'imprenditore benemerito che ha finanziato il progetto della professoressa Carmen Lamacchia per la modifica della struttura del grano, per renderlo fruibile anche ai celiaci. E poi ci sono tante altre persone, il professor Scheina, uno scienziato di fama mondiale, il quale tiene conferenze in ogni parte del mondo e che è entrato a far parte proprio della struttura del comitato organizzativo del premio. È entusiasta lui di questa nostra iniziativa. Allora, sesta edizione del premio Sotto le stelle di Capitanata e terza edizione del premio Sotto le stelle di Capitanata e Cosa. All'avvocato Colasanto, i motivi di questa terza edizione per quanto riguarda la sezione in rosa. Allora, voglio premettere che secondo me questo è un premio veramente importante perché promuove il territorio. Noi abbiamo bisogno di attività di questo genere perché il nostro territorio non è da meno a nessuno, quindi a maggior ragione quando si tratta di premi che riguardano l'enogastronomia. Noi abbiamo una terra che produce pomodori, produce grano, produce una serie di prodotti che sono l'eccellenza, quindi ben venga un'attività di questo genere. Io mi sono inserita, questa è la terza edizione del premio Sotto le stelle di Capitanata in rosa, perché è necessario sottolineare anche la partecipazione importante che le donne hanno nell'enogastronomia. Intanto la donna in quanto tale da sempre si occupa della cucina, quindi di cibare la propria famiglia, quindi ha una competenza che diciamo così in un certo senso è proprio nel DNA. Quindi poiché si tratta di attività che richiedono una serie di qualità, quindi entrare nell'ambito dell'imprenditoria, è evidente che bisogna premiare anche le donne. Le donne hanno una serie di difficoltà